È decollato ieri sera in una gremitissima sala Enjoy il progetto Sassari Libera. La parola d'ordine è né padrini né padroni, a sottolineare la volontà di escludere dal progetto tutti coloro che vantano affiliazioni partitiche di ogni genere. Sarà un movimento lontano da spartizioni di poltrone e quant'altro. Leader indiscusso alla guida della nuova formazione, niente meno che l'ex sindaco Nanni Campus. Professor Gian Vittorio Campus, meglio anzi in questa occasione, onorevole Nanni Campus. Ritorna in campo, le mancava così tanto la politica? No, non mi mancava affatto, intanto è che non uso il titolo di onorevole, non ho mai usato quello di senatore, non ho mai usato quello di onorevole, uso anche poco quello di professore, preferisco sempre l'addizione Nanni. Detto questo, non mi mancava minimamente la politica, ma mi mancava molto e mi manca molto la mia città, e quindi credo, al di là di quella che può sembrare un'uscita effetto, credo che in questo momento, al di là delle posizioni che ciascuno di noi può rivestire o proporsi di rivestire, credo che ci sia la necessità davvero di impegnarci tutti. Non è possibile continuare con una situazione di degrado così diffusa a tutti i livelli e di cui purtroppo la responsabilità non possiamo che attribuirla alla classe politica. Perché Sassari Libera? A Sassari Libera proprio perché è un tentativo, soprattutto visto da uno come me che ha fatto la politica, bene o male a seconda di come mi si voglia giudicare, ad alti o a bassi livelli, a seconda di come si voglia giudicare. Bene, per chi ha conosciuto davvero la politica e sa che la vera problematica, i veri problemi che questa città sono di natura politica, nascono dalla necessità, dalla volontà, se vogliamo, dall'egoismo dei partiti, ma dirò di più, non solo dei partiti, ma dei singoli rappresentanti di singoli partiti, e questo credo che l'unica vera risposta la possa dare la gente, riaggregandosi in movimenti che non abbiano né padrini né padroni, come ho detto, ma che abbiano solo l'interesse collettivo come obiettivo. La conferenza stampa ha visto e presentato diversi protagonisti aderire al progetto, alcuni molto conosciuti come Luciano Sanna, il pedagogista Mirko Miscali, il medico Paola Zolo, Vanni Lubino ed altri, presenti tra il pubblico anche il duo Onida Palopoli, tutti coordinati dall'avvocato Luigi Satta. Ma dicevo, questo pomeriggio, a proposito dell'occupazione, io penso che quello che noi possiamo mettere a disposizione della gente sia innanzitutto il nostro impegno, la nostra passione per una politica che è orientata esclusivamente alla comunità, è orientata esclusivamente alla ricerca di una svolta netta rispetto al passato, nell'esclusivo interesse di tutti i nostri concittadini. È per questo che è un progetto aperto, ma è per questo che dicevo che noi ci occupiamo di dare la possibilità di creare delle condizioni per lo sviluppo, delle condizioni per l'occupazione innanzitutto. Che cosa significa questo? Non abbiamo sicuramente ricette miracolose per risolvere dall'oggi al domani una crisi che attanaglia la città e tutto il territorio ormai da più di un decennio, ma abbiamo l'entusiasmo, abbiamo la ferma volontà di costruire insieme da noi un modello di sviluppo fondato sui valori identitari e sovranisti, che non sono etichette poste a caso, ma che significano partire da ciò che ci è più facile trovare a disposizione nella dispensa, visto che mi chiedeva quali ricette abbiamo. Che cosa abbiamo a disposizione? Abbiamo una terra magnifica, appoggiamo i piedi su un suolo stupendo, bello sopra, bello sotto, pieno di risorse. Penso quindi all'agroalimentare, penso anche ad alcune cose, ad alcune iniziative, perché no, positive, a cui abbiamo assistito, poche per la verità, ma fra queste negli ultimi anni ho apprezzato particolarmente ad esempio l'iniziativa del sabato mattina, della vendita dei prodotti a chilometro zero di Campagna Amica. È un esempio di come possiamo lavorare per il rilancio dei nostri prodotti, valorizzando i beni che per fortuna o per grazia divina abbiamo a disposizione: il suolo, quello che sta sotto il suolo, il nostro sottosuolo, quello che sta sopra le nostre teste, il cielo, il sole,
un clima meraviglioso, che dovrebbe essere un veicolo di rilancio naturale di qualunque intrapresa turistica, che invece non vediamo sfruttata quasi per niente. Abbiamo attorno anche un mare stupendo, delle spiagge bellissime, insomma viviamo dentro un paradiso naturale, e penso che sia naturale per delle persone come noi che vivono in questo territorio, che dovrebbero conoscerlo a fondo, partire proprio da lì, da ciò che ci sta attorno, da ciò che sta sotto i nostri piedi, da ciò che ci sta davanti, da un paradiso che molti ci invidiano, che molti sfruttano, ma che noi per primi evidentemente non sappiamo amare a sufficienza. Il nostro messaggio, il nostro obiettivo è quello di partire esattamente da lì. Le finanze sono poche, i soldi a disposizione, con tutti i vincoli per l'amministrazione, bilanci armonizzati, così via, la stabilità dei bilanci, eccetera, non consentono voli pindarici, ma molte cose si possono fare anche con quello che abbiamo già a disposizione. Faccio un esempio su tutti: sappiamo quanti immobili, quanti cespiti del patrimonio immobiliare, ad esempio della nostra amministrazione comunale, non sono oggi utilizzati, quanti potrebbero essere utilizzati per il sociale, quanti potrebbero essere utilizzati per iniziative a tutela della famiglia, dei bambini, quante cose potremmo fare a costo zero per costruire una città moderna, europea sicuramente, come si vuole fare con le piste ciclabili, ma a misura di bambino, quindi a misura di famiglia. Ecco, conosciamo il nostro territorio, conosciamo la nostra città, e io penso che anche con i vincoli di bilancio e con poche finanze potremo fare tante cose, senza promettere la luna, perché alla luna non possiamo arrivarci, tantomeno domani. Ci sarà molto da lavorare, ma i protagonisti hanno le idee ben chiare e la consapevolezza di poter contare su quella fetta di elettorato abbastanza cospicua che ha perso completamente la fiducia nella politica attiva e nei partiti padroni. Cambio di guardia al comando del 152esimo Reggimento Fanteria Sassari. Il colonnello Francesco Matarese succede al colonnello Luigi Dore, che aveva preso la guida del reggimento 2 anni fa. La cerimonia si è svolta stamattina nella caserma Gonzaga di Sassari, alla presenza delle massime autorità civili e militari. Il colonnello Francesco Matarese è nato nel 1971, è sposato e ha un figlio. Ha frequentato il 172esimo corso dell'Accademia Militare tra il 90 e il 92 e la Scuola di Applicazioni di Torino tra il 92 e il 95, al termine del quale, conseguita la laurea in Scienze dell'Informazione, è stato promosso tenente dell'arma di fanteria paracadutista. Nel 1995 viene assegnato al 186esimo Reggimento Paracadutisti Folgore a Siena, con l'incarico di comandante di plotone e vice comandante di compagnia. Nel 1997 partecipa alla missione Extraction Force in Fyrom, mentre nel 1998 è in Bosnia Erzegovina nell'ambito della missione Costan Forge. In qualità di comandante di compagnia partecipa alle missioni Joint Guardian in Albania nel 2000 e Constant Effort in Kosovo nel 2001. Inoltre, nel 2003 è impiegato in Afghanistan nell'ambito della missione Enduring Freedom presso il comando statunitense a Kandahar. Nel 2004 frequenta il corso di Stato Maggiore e consegue il Master di secondo livello in studi strategici presso l'Università di Torino. Nell'anno accademico 2005-2006 invece frequenta il Vezerkar Tanfoyam presso l'Università di Difesa Nazionale di Budapest. Al termine di questo periodo di studi rientra al reggimento di appartenenza come capo ufficio OAI e partecipa alla missione Leonte 2007 in Libano come S3 di Talbat 2. Nel 2009 ha frequentato il corso di studi presso l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, il colonnello Matarese viene impiegato presso SME DIPE, ufficio impiego sottufficiali. Nel 2011, a seguito del periodo di impiego in Afghanistan come capocellula, il colonnello Matarese riceve l'incarico di comandante del 5 Battaglione Paracadutisti El Alamein a Siena. Nel biennio 2013-2014 viene assegnato alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito come comandante di battaglione del 15° Corso Allievi Marescialli. Terminati i periodi di comando, rientra allo SME quale capo sezione Constructive presso l'Ufficio Simulazione e Tecnologie per l'addestramento, mentre nel 2016 riveste l'incarico di capo sezione Concorsi Operativi del Confotero COE.
Il Partito Democratico e il sindaco di Sassari Nicola Sanna sono di nuovo ai ferri corti. I delicatissimi equilibri ricostruiti nelle scorse settimane sarebbero saltati nelle ultime ore. Tra i pezzi grossi del PD sassarese, la scelta di Sanna di annunciare il varo della giunta a trattative ancora aperte ha rappresentato una forzatura. Per alcuni sarebbe l'ennesima dimostrazione che il sindaco non ha chiara la volontà del partito di commissariarlo e di vincolare la sua sopravvivenza ad alcuni passi indietro su temi centrali come la rete delle piste ciclabili, la metropolitana di superficie e la casa dello studente, ma anche all'accettazione di una giunta assai simile a quella che a pezzo nei mesi scorsi gli ha voltato le spalle e l'ha accusato di scarsa collegialità e autoritarismo. Per altri, Sanna non ha la minima intenzione di interrompere anticipatamente la sua esperienza alla guida della città e quindi sarebbe pronto a sfidare i democratici in aula. In sostanza si ripropone lo stesso schema che tiene in scacco l'amministrazione sin dall'inizio del mandato amministrativo con gli alleati che stanno a guardare. Ennesimo incidente sulla strada 9 a Predagnedda. Fortunatamente anche questa volta solo lievi ferite e tanto spavento per gli occupanti dei mezzi coinvolti, un furgone e un SUV, che probabilmente per una distrazione di uno dei due conducenti sono entrati in collisione. Il furgone, dopo l'urto, ha divelto il palo della fermata dell'autobus ATP. Fortunatamente in quel momento non transitava nessun pedone sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. Potrebbero essere più lievi di quanto temuto i danni strutturali provocati dall'incendio divampato la notte tra il 18 e il 19 luglio nel palazzo di via Vittorio Emanuele ad Alghero. Nel frattempo i 140 sfollati hanno dormito fuori casa tra il convitto di via Terragona, messo a disposizione dal comune tramite l'istituto alberghiero, e le abitazioni di parenti e amici, ma è escluso che già oggi o nei prossimi giorni le 49 famiglie fatte evacuare possano tornare nei propri appartamenti. Le fiamme hanno letteralmente raso al suolo il deposito sotto il piano stradale e l'emporio di Risparmio Casa, l'attività commerciale che occupa i 5.000 metri quadri al pian terreno, distrutti per via del calore sprigionato dal rogo. Le indagini, coordinate per la procura di Sassari dai magistrati Paolo Piras e Maria Paola Zara e affidati ai carabinieri della stazione di Alghero, sono iniziate solo nella mattinata di ieri, dopo che la temperatura interna all'edificio si abbassata. Musica, arte e tradizioni sono gli elementi alla base di Tramonti e Cantine, la manifestazione che allieterà le serate di Sorso nella fine di luglio. Un insieme di eventi per rendere più avvincente l'attesa verso l'appuntamento clou con il vino, ovvero calici di stelle, nella magica notte di stelle di venerdì 11 agosto. Appuntamento questa sera presso la cantina Nuraghe Crabioni, azienda vitivinicola giovane ma determinata a crescere, che coniuga antichi saperi di anziani contadini del posto con le più moderne tecnologie di vinificazione, privilegiando sempre e comunque le qualità e le tipicità che sono i valori aggiunti di un mercato attento ed esigente. Venerdì 28 luglio invece alle 19.30 concluderà la kermesse nell'imponente scenario del giardino del Palazzo Baronale a Sorso, in un connubio di emozioni in cui si fondono passato, presente e futuro, la famosa confraternita del Moscato Sorso Sennori, con le degustazioni dei suoi vini, volte a riportare agli antichi splendori il nettare ottenuto dalle uve dell'omonimo vitigno. Singolare episodio stamattina a Sorso, dove un elefante curioso è riuscito a deludere la sorveglianza per godersi una passeggiata al centro con un piccolo spuntino a carico di un malcapitato condominio. Guardate che è successo. Fortunatamente la bestiola, per così dire, era mansueta e non ha causato alcun problema tra la gente, che ha manifestato più curiosità ed ilarità piuttosto che preoccupazione. Casino, pura di capo.
canzone, ma non è contesa, non viene musicalmente. Chi è che sono del circo? Sì, del cane, ma sicuro sì. Minoredono assai, Mari. Non mi pur vedo, vedo passo. Gli abitanti del centro storico si riuniscono per organizzare un evento proprio per il centro storico. Sì, la giornata di oggi ha l'idea di far rivivere il centro storico, in modo particolare il centro storico basso, attraverso un'iniziativa che è stata organizzata dalle persone del rione di Santa Apollinare insieme al collettivo Sidea Libera, che ha sede quindi a Casaggia. E l'idea era quella, insomma, in modo così auto-organizzato, di riunirsi e di organizzare un momento di socialità per tutti, in modo particolare a partire dai bambini, riprendendo anche un po' la tradizione dei vecchi giochi di strada, no? Che si sono persi, con l'idea che si crei anche un legame generazionale, no? Tra le persone un po' più adulte che hanno raccontato e anche creato i giochi, come il carruzzo che è stato fatto da alcune persone di qua e che lo hanno poi spiegato ai ragazzi e hanno giocato insieme. L'obiettivo è quello di creare dei momenti di socialità anche un po', no, alternativa rispetto a quelli costruiti magari in modo diverso, eccetera, ma in modo più spontaneo dalle persone del quartiere che decidono di ridare un po' vita alle loro piazze, alle loro vie. In posa di Sant'Antoni si so a parla di tre. Gabriele, è una giornata organizzata proprio da voi che abitate il centro storico tutti i giorni. Sì, abbiamo voluto organizzare questa serata, questo evento, un po' per rivangare i vecchi giochi di Sassari e poi soprattutto per un attimino valorizzare la parte bassa del centro storico, che dopo, oltre ai canilieri, non viene organizzata nessun tipo di manifestazione. Poi abbiamo scelto proprio questa location Santa Apollinare, appunto perché qua anticamente c'era una scuola materna e quindi chissà quante volte i bambini che andavano alla scuola materna hanno fatto questi giochi qua. Oggi praticamente stiamo rivivendo la Sassari di un tempo, quella vera di tutti i giorni. Sì, sì, un po' anche per quel motivo lì abbiamo voluto riorganizzarla, anche perché noi pensiamo che noi grandi ci diverteremo più dei piccoli, perché alcuni di questi giochi già da piccoli abbiamo fatti e un po' ce li siamo dimenticati. E poi l'altro scopo di questa manifestazione è anche distogliere i bambini un po' da internet. Sì, internet è utile, però alla fine questi nostri figli
questi nostri nipoti alla fine sono troppo ascillati, e quindi oggi li distogliamo un po' anche dai nostri ascilli, da tutto, e oggi è festa grande qua a Sant'Apollinare. Soprattutto con internet solitari, mentre qua si socializza. Si socializza, è perfetto anche quello. Poi abbiamo anche fatto questa serata anche per di solidarietà, perché alla fine qua ci abbiamo varie culture, varie razze, come ad esempio rumeni, senegalesi, nigeriani, quindi alla fine diamo anche uno schiaffo a chi in questi tempi si lamenta dei migranti che arrivano. Noi accettiamo tutti qua al centro storico. I giochi che avete messo in campo, quelli che state ricordando oggi, quali sono? Allora c'è la marroccola, che in pratica sarebbe la trottola recente. In pratica con un cordone si lega attorno a questa trottola di legno, si lancia, si dà un contraccolpo, si stacca lo spago e lei gira fino a che non finisce la rotazione. Poi abbiamo l'uceciu, che in pratica è un vecchio cerchione in bicicletta con un fin di ferro grosso, si spinge e col fin di ferro si cerca di guidare. Poi abbiamo il carruzzo abbiamo, che è fatto con i cuscinetti di legno, e quello lì abbiamo preso anche tanti colpi dai nostri genitori, perché le scarpe ci duravano un giorno, perché andavamo a frenare con le scarpe. E poi alla fine una giornata così di successo, io spero possa essere ripetuta, perché è un appuntamento da tenere fisso. Guarda, adesso vediamo come va la manifestazione, come vedi sta andando abbastanza bene, poi vediamo col tempo, anche perché abbiamo la collaborazione del Comitato Centro Storico, dell'associazione Alba, che poi appunto adesso a settembre ci rincontreremo e vediamo un po' di buttare giù qualche programma anche a livello di solidarietà, soprattutto perché qua a Centro Storico ce n'è bisogno. Ancora insieme con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che troverete tutti i nostri contatti sul sito www.telegi.tv e che, se volete, potete anche visitare la nostra pagina Facebook Telegi, la televisione di Sassari. Trasformavano contratti fittizi in milioni di euro attraverso false fatturazioni che diventavano crediti d'imposta da incassare e che consentivano ad altre imprese la compensazione di debiti verso l'erario. Quella messa in piedi da una società immobiliare di Arzachena ha tutti i connotati di una delle più grosse frodi fiscali scoperte dalla Guardia di Finanza di Sassari. I militari del nucleo di polizia tributaria, appunto, di Sassari, coordinati dal procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, il dottor Domenico Fiordalisi, hanno scoperto che le tre aziende coinvolte avevano solo un rapporto cartolare. A rappresentare questa fabbrica di fatture false c'erano solo una sede fantasma, un prestanome e dei soggetti compiacenti. Una società di Arzachena avrebbe stipulato dei preliminari di compravendita di ville con due società su immobili di cui la stessa non aveva più la disponibilità giuridica. A fronte dei preliminari di compravendita, regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate di Bergamo e Brescia, la società di Arzachena ha emesso fatture per operazioni inesistenti, che allo stato hanno permesso a due società lombarde, fittiziamente acquirenti, di portare la corrispondente imposta sul valore aggiunto, cioè l'IVA, in detrazione, compensazione e a richiedere di rimborsi non spettanti. Se i finanzieri non si fossero accorti di quanto stava accadendo, i soggetti coinvolti si sarebbero intascati all'incirca 2 milioni di euro su un'evasione di 11 milioni di euro. Il giochino è finito prima, a seguito di circostanziata relazione. Infatti la Procura della Repubblica di Tempio emetteva appositi decreti di perquisizione, ovvero di acquisizione e documentazione nei confronti della sede della società utilizzatrice delle fatturazioni per operazioni inesistenti, nonché dello studio tecnico commerciale, sede della società che ha emesso le fatture. A capo del sodalizio criminale c'era un soggetto originario di Rovato, amministratore di una società gallurese, esercente l'attività di valorizzazione e promozione immobiliare di beni di proprietà. Il meccanismo fraudolento, caratterizzato da una grave e pericolosa diffusione sul territorio, prevedeva la redazione di diversi contratti preliminari relativi alla piena proprietà di fabbricati, sebbene i preliminari citati non risultassero a tutt'oggi a rogito definitivo. Le società acquirenti inoltre non risultano avere le capacità finanziarie per poter effettuare tali operazioni né aver presentato la dichiarazione dei redditi. Da ulteriori accertamenti, riscontri e incrocio di dati acquisiti dalle banche e dati dell'anagrafe tributaria sono stati individuati elementi gravi, precisi e concordati, atti ad avvalorare l'ipotesi di reato.
Questo era il comunicato della Guardia di Finanza. A me non resta che salutarvi e ringraziarvi per averci scelto anche oggi. E naturalmente ricordarvi che con Telegin Radio l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie. Vive in sole libertà, son chili persi, ipocrisia, stupidità, la tua vita più la stessa non sarà, vieni al alzati dal letto, sfida chi regala povertà. Sento il malcontento, penso spreco il tempo, la mia terra un giorno si solleverà. Sei libero me stesso, orgoglioso ed alzo il mento, la vendetta è la tua felicità. Cerco solo un po' di gioia, vale urla per la luna. Cerco solo un po' di gioia. Virtuoso nel mio tempo, sfrutta ogni tua capacità. Sono il movimento, esco aspetto il vento, la tua terra un giorno unita ballerà. Se aspetto il mio momento, con calma e batto il tempo, la mia musica qualcuno ascolterà. Cerco solo un po' di gioia, vale urla per la luna. Cerco solo un po' di gioia, non esiste la sfortuna. Ascolto l'anima che grida per mi vita, sensazione di La compagnia teatrale La Frumentaria presenta Anzeno in casa mea,
commedia inedita in due atti di Daniele Masia, regia di Anna Santona, domani a partire dalle 21 in piazza Santa Caterina. Lunedì 24 luglio dalle 21 in piazza Tola, concerto di Pietro Sanna, Canzoni d'amori. La serata sarà presentata da Augusto Contini e Anna Rita Oggiano. Decimo Memorial di Calcetto, tutto in una notte ricordando. Sabato 29 luglio, a partire dalle 17, Santa Messa. A seguire il Memorial di Calcetto. Presso il Bar dello Sport, via Ugo La Malfa 19, Carbonazzi. Sennori, festeggiamenti in onore di San Biagio. Domani dalle 20, Sagra del Gusto. Alle 22, spettacolo pirotecnico. Alle 22.30, varietà musicale. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.